da Zingari. Don Paolo. Eh sì. Piccoli Terme, via Cesurni, ex polverificio di Stacchini. 60 ettari di terreno che da oltre 20 anni ospita una baraccopoli, che oggi ormai conta circa 500 persone, di cui la metà minori. Si vive tra immondizia, discariche abusive e rifiuti pericolosi. All'interno poi tutto è tornato come prima dell'ultimo sgombero del 2007. Decine e decine di baracche costruite in poche ore che mettono in allarme i residenti dei quartieri vicini, preoccupati per la crescita della microcriminalità. Questi giorni sta partendo una petizione da parte del Comitato Città Termale per la situazione del campo nomadi di Stacchini. Qual è anche l'umore tra la gente? Ma l'umore è la stanchezza di sentirsi abbandonata. Non è la prima petizione, è la quinta petizione che si fa a Bagni di Tivoli, sempre sulla stessa realtà. E dopo vari sgomberi ogni situazione ha determinato l'ampliamento e l'aumento del campo, quindi siamo stanchi soprattutto dell'intervento solo tampone che mettono in atto le amministrazioni. Nel campo ci sono nuovi arrivi e vecchie conoscenze. Ho fatto con la macchina qua, ho fatto un giro, ho visto che ci stanno tante gente che passa là. E dopo ho detto io a mio marito, ho detto senti, passiamo pure noi da qua, vediamo che c'è. Io quando sono entrata qua ho visto che abita gente qua e dopo senti, si può fare, pure io mi voglio fare una così per abitare qua, come no? Ho visto, noi ci stava così tanti come siamo qua. Senti, ma ce li mandi i bimbi a scuola tu? Non per la mia, perché sono venuti loro, ha detto mandati i bambini, come no? Va bene, ci veniamo un altro giorno per fare per iscrizione, non sono venuti. In tema di microcriminalità, poi, ogni giorno le forze dell'ordine ricevono in media 5 denunce di furti in abitazione. Intanto i cittadini della zona cercano di difendersi come possono. Sui portoni delle case del vicino quartiere guidoniano di Villalba sono apparsi infatti dei cartelli d'avvertimento dopo che i residenti hanno trovato strani simboli sui citofoni.